Voleva entrare in banca con il casco in testa e forse nascondendo anche una pistola. Così, quando il metal detector all'ingresso ha suonato, la direttrice ha chiuso le porte dall'interno, costringendo il malvivente alla fuga. È accaduto alle 11:30 del mattino, in pieno centro a Porcari, dove un malintenzionato ha tentato di rapinare la filiale della Banca del Monte di Lucca di Via Romana Ovest. Un uomo di alta statura, con il casco in testa e il bavero alzato, è entrato nel tornello ma è stato bloccato. Stando alle prime testimonianze, alcuni dipendenti lo avrebbero addirittura riconosciuto come un bandito che in passato aveva già tentato un colpo del genere. Così il malvivente si è dileguato a piedi senza riuscire nel suo intento. Sul posto, per i rilievi, sono intervenuti i carabinieri della stazione di Capannori, che in queste ore stanno battendo la piana di Lucca palmo a palmo alla ricerca del fuggitivo.